Il progetto Essica ed il suo laboratorio non potevano che nascere nell'ambito del MUSES, Accademia Europea delle Essenze, aperto da Terra dei Savoia nel 2015, per valorizzare la filiera delle erbe aromatiche e delle piante officinali. Le Terre dei Savoia è un'associazione di comuni piemontesi con sede presso il castello di Racconigi e abbiamo degli obiettivi, quello dello sviluppo di quello che sono le attività e le comuni radici culturali. Di fatto noi siamo un aggregatore di idee. Attraverso numerosissimi partenariati abbiamo sviluppato progetti in ambito culturale, in ambito turistico, in ambito scientifico, artistico e anche in ambito agroalimentare. Il più importante fino ad oggi di questi progetti è appunto Essica. Il progetto Essica è nato per lavorare a fianco degli operatori della filiera delle erbe aromatiche. Questo perché il nostro territorio piemontese rappresenta il 30% della produzione nazionale nel comparto delle erbe aromatiche e delle piante officinali. Per questo motivo, grazie a un finanziamento della Comunità Europea, in modo particolare del programma Interreg Alco tra 2014 e 2020, abbiamo appunto potuto lavorare a fianco degli operatori della filiera attraverso un'indagine relativa alle nuove tecnologie dell'essiccazione, in modo particolare l'essiccazione a freddo, o meglio detto a basse temperature, i sottoprodotti che derivano dalla fase di essiccazione, definite acque vegetazionali o costituzionali. Abbiamo indagato le nuove tecnologie di sanitizzazione del prodotto, abbiamo indagato quelle che sono le nuove frontiere del packaging per migliorare e aumentare la shelf life dei prodotti finiti, per migliorare la competitività dei produttori e la qualità e la salubrità dei prodotti finiti.